La pista ciclabile delle polemiche. La costruzione di questa infrastruttura, finanziata con i fondi del PNNR per 340.000 euro, ha instaurato una sorta di braccio di ferro tra l'amministrazione comunale, che ha annunciato l'imminente avvio dei lavori, e i commercianti delle vie Burgio, Ercoleo, Principessa Maria e Principe Umberto. Tutti loro temono ripercussioni negative in termini di diminuzione dei parcheggi e drastiche riduzioni delle carreggiate. A maggior ragione di via Giorgio Ercoleo, laddove un esercente del posto, munito di metro lineare, ha dimostrato che la larghezza della carreggiata è di 10 metri e 20 e non di 12 metri e 20 centimetri, per come indica il progetto. Quelle misure sommano 12 metri e 20, mentre la carreggiata è 10 metri e 20, che rispetto a quel disegno ci sono 2 metri di differenza. Una delegazione di commercianti, riunitisi nella sede della Confcommercio, hanno chiesto un incontro urgente con il sindaco e l'assessore ai lavori pubblici, invocando altresì una seduta straordinaria del Consiglio Comunale. Le iniziative che intraprenderemo sono, innanzitutto abbiamo raccolto più di 100 firme che verranno protocollate e mandate al Comune. E seconda cosa, chiederemo un incontro urgente con l'amministrazione, presenteremo proposte alternative alla pista ciclabile. Con il viale Principe Umberto, che tornerà a senso unico di marcia e l'installazione dei semafori intelligenti, si alzano invece le proteste di un esercente che non potrà più allestire un gazebo esterno, ma gli sarà concesso sino al prossimo 30 settembre, dopodiché dovrà rinunciare all'idea in quanto non gli sarà più consentito. Ha un'attività di pizzeria, il dehors dovrà essere eliminato perché al posto del dehors ci sarà la pista ciclabile. Quindi vorrei chiedere all'assessore al commercio se loro hanno pensato come impatta questo tipo di soluzione sulle attività commerciali e produttive di Caltagirone. Se non fosse stato per il signor Graci, che ha avuto il diniego da parte dell'ufficio tecnico, nessuno avrebbe scoperto sta magagna. In pratica sarebbero partiti i lavori senza che noi sapevamo nulla. Ho chiesto a tutte le associazioni di categoria di Caltagirone e nessuno ne sapeva niente. Fatto dell'assenza dell'assessore al commercio, io non sapevo neanche l'esistenza. Infatti, parlando con amici, chiedevo anche sui social se ci fosse un assessore, se esistesse, se fosse la figura di un assessore al commercio. Le conclusioni le affidiamo a Rosario Bruno, esercente di Via Giorgio Ercoleo, che è anche dirigente provinciale della Confcommercio, che è colui il quale ha effettuato la misurazione della carreggiata, riscontrando un'anomalia con i dati riportati dal progetto. Chiederemo un incontro urgente all'amministrazione e porteremo anche delle alternative, qualora sia possibile rimodulare questo progetto, delle alternative concrete per discutere o ridiscutere quanto, diciamo, è stato fatto fino a questo momento. E questo è quello che ci proponiamo di fare, cercando, diciamo, di salvaguardare il finanziamento, ma cercando anche di interpretare il sentimento di centinaia di commercianti che ovviamente sono preoccupati. Con una considerazione che, per quello che riguarda la via Burgio e la via Giorgio Ercoleo, non vorremmo che, vista, diciamo, la riduzione dell'interasse carrabile, sia veramente limitato, e che poi la promessa di mantenere il posto auto possa saltare a seguito di potenziali, diciamo, difficoltà che si potrebbero rappresentare. Questo è un dubbio che comunque rimane.